Cos'è un videogioco? E qual è la sua funzione? Praticamente un videogioco è un aggeggio elettrico che ti fa giocare con lo schermo, cioè ci sono le immagini dello schermo e ti sei un bambino e allora il gioco ti intrattiene. Esatto, e bravi i miei boomer di sto ca... A me piace vedere le cose in maniera romantica, sapete com'è? Sono un artista, vedo poesia anche nei sassi. Il videogioco è, e oggi più che mai, una vera e propria forma d'arte. Calmi, so già cosa state pensando tutti. Ma che paroloni, che invasato, che esagerato. Lasciatemi spiegare, ora ci arrivo. Sembra banale, ma per arte si intende qualsiasi attività, qualsiasi lavoro umano che si traduce poi in un risultato creativo, mosso da un obiettivo estetico e soprattutto espressivo. Questo poi avviene tramite un processo lungo, di studio e di esperienza nel tempo. L'arte quindi altro non è che un linguaggio e ogni forma d'arte ha il suo linguaggio. E non pensate che sia un paragone assurdo, perché come un quadro è lo specchio e il riflesso dell'anima, del pensiero di un artista, lo stesso vale per un videogioco. Ah beh sì, ma ci sono videogiochi che fanno proprio schifo. Dov'è l'arte? Dov'è lì l'arte? Dov'è? Sono totalmente d'accordo, ma è anche vero che esistono tantissime opere d'arte e tantissime canzoni che fanno schifo. Raga, ma veramente schifo. E quello che cos'è? Oh madonna mia. Oddio. Lo scopo, l'obiettivo di un videogioco non è tanto il semplice intrattenimento che può durare sì e no una mezz'oretta, ma la creazione di una vera e propria esperienza, come nei film. Di fatto, come un film può essere un'esperienza per il pubblico, allo stesso modo il videogame si presenta al videogiocatore. Nel tempo, il binomio atmosfera-gameplay è divenuto una colonna portante della progettazione, ma anche dello sviluppo e perfino del pensiero videoludico. Per di più, è diventato un elemento cardine dell'analisi e, perché no, pure del gusto di fruitori, appassionati e, ovviamente, di critici. Ma come si inserisce la musica all'interno di tutto questo? C'è bisogno di chiederlo? No, dico davvero. C'è bisogno di chiederlo? Cioè, tu stai chiedendo a me... tu hai chiesto a me la musica nel video... Va bene, andiamo al punto. Gli anni 70 furono gli anni che resero davvero popolari i videogiochi. E la musica veniva registrata solitamente su un vinile o mediante musicassette. Altrimenti si ricorreva all'uso di un chip apposta che sostituiva gli impulsi elettrici del PC con onde sonore analogiche. Le prime musiche erano monofoniche, cioè si registravano su un solo canale audio. Queste venivano realizzate tramite PC e sintetizzatori e siccome le possibilità erano alquanto ridotte, allora queste venivano messe in loop oppure venivano inserite tra un livello e l'altro. Un esempio chiarissimo, che è sotto gli occhi di tutti e magari non ce ne accorgiamo neanche, è Pac-Man. Il primo caso in cui si può parlare effettivamente di una vera e propria colonna sonora, cioè di un sottofondo continuo, è Space Invaders. Questo temino era infatti composto da 4 note discendenti che venivano ripetute in loop continuamente, sempre in maniera più veloce, sempre più velocemente. Rally X fu invece il primo caso in cui la colonna sonora, oltre ad essere di sottofondo e continua, era melodica, quindi non più composta in loop dalle solite 2 notine a ripetizione. Esatto, ho parlato di colonna sonora. Ma in fin dei conti, che cos'è questa colonna sonora? Cos'è la colonna sonora? Perché si chiama così, eh? Ve lo dico io perché. Per colonna sonora si intendono tutti i suoni che fanno parte di un prodotto audiovisivo, come film, cinema, TV. Questa si compone di 3 categorie: voce, musica ed effetti, rumori. La parola OST, invece, Original Soundtrack, si riferisce a colonne sonore composte e destinate esclusivamente ad opere ben precise. Se guardiamo una pellicola cinematografica da vicino, si vede chiaramente che c'è una piccola area piuttosto ristretta longitudinale. Ecco, questa è la colonna sonora, il punto proprio dove veniva registrato il sonoro.
Originariamente era lo stesso team di sviluppo che si occupava delle colonne sonore, anche se poi nel tempo ci si è affidati a mani esterne. Lo sviluppo tecnologico e digitale accompagnò lo sviluppo del medium videoludico alla quarta generazione, o come viene altrimenti chiamata, l'era dei 16 bit. Sega contro Nintendo. Frogger è uno dei primi videogiochi a presentare un numero considerevole di brani al suo interno, in modo da rendere la colonna sonora molto variegata e anche dinamica. Di fatto, software più potenti e console sempre più performanti permisero una miglioria anche di quello che era l'aspetto sonoro, e di questo fu complice l'industrializzazione e anche la progressiva commercializzazione su scala globale, e non per ultimo, la creazione nel tempo di una vera e propria cultura di massa del videogioco. Yamaha, con i suoi sintetizzatori digitali e i chip sonori, elevò le possibilità musicali a livello trascendente per i tempi, grazie alla sintesi FM. Esatto, come quella della radio. FM significa modulazione di frequenza. Praticamente venivano presi i suoni, le frequenze originali, e gli venivano applicati sopra come una sorta di filtro, chiamato segnale audio modulante. L'audio, quindi, che ne usciva fuori era modulato e perciò molto più ricco e molto più vario. Nobuo Uematsu, Koji Kondo, Koichi Sugiyama, Yuzo Koshiro. È in questo contesto che iniziano ad operare i veri, primi, grandi musicisti del videogioco. Nel 1988 Sega Mega Drive, la console di punta della casa statunitense, inizia ad apparire sugli scaffali giapponesi, offrendo una grafica avanzatissima e una sintesi sonora perfezionata, mai vista finora. Yuzo Koshiro decise di utilizzare l'hardware della console per creare delle tracce techno. Raga, delle tracce techno, cioè techno, mamma mia, l'avanguardia proprio. Da questo nacquero Streets of Rage e Streets of Rage. Da questo nacquero Streets of Rage. Streets of Rage. Minchia, sembra. Da questo nacquero Streets of Rage e Streets of Rage 2. Fu una vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione assoluta. Da quel momento niente sarà più come prima, anche perché guardandosi indietro, i traguardi raggiunti e i passi fatti fino ad allora non erano niente in confronto a quello che stava per succedere.